Beh, la domanda è lecita, però sorprendersi per questa giornata nera no, perché questa era una giornata che era stata ampiamente annunciata, personalmente l'avevo detto già un mese e mezzo fa, l'avevamo ripetuto, eravamo stati scambiati per, come dire, bombaroli, come si dice in gergo giornalistico, coinvolti in uno scetticismo generale come se ci si volesse il male del calcio. La realtà è che la Procura di Cremona e le altre due procure che stanno lavorando ancora sul calcio scommesse stava andando avanti e si sapevano, si intuivano perlomeno perfino i nomi delle persone che o sarebbero state indagate o sarebbero state addirittura arrestate. E quindi era una giornata prevedibile e sorprendersi oggi è insomma un po' farisaico. Dico quello che può succedere. Quello che può succedere è un inasprimento indubbiamente delle pene per quanto riguarda quello che il quadro generale che era previsto, che si era determinato nella prima fase del processo sportivo. Processo sportivo che è diviso in due tronconi. Uno che inizia il 31 di maggio, e che si occupa della prima parte, e uno che sarà istruito, deve essere ancora istruito per luglio, quindi dopo gli europei, e che porterà delle sentenze forzatamente entro luglio. Che tipo di sentenze? Beh, per ora la responsabilità pare essere quella oggettiva, la prevalente, però il coinvolgimento di alcuni dirigenti e magari anche di qualche allenatore potrebbe portare alla responsabilità diretta. Questo cosa significa? Che società che potrebbero essere solo penalizzate potrebbero pagare invece con la retrocessione nella serie inferiore. Il nome grosso in questa seconda tranche è quello di Conte. Conte come allenatore del Siena, però non come allenatore della Juventus, naturalmente. Cioè, la Juventus non ha nessuna responsabilità in quello che è accaduto a Conte, sempre che Conte non sia in grado di dimostrare la sua innocenza, la sua estraneità ai fatti. Perché Conte è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e truffa, quindi un'accusa piuttosto grave, la stessa che a Mimmo Crescito, secondo nome importante di questa tranche di inchiesta, perché Crescito non era mai entrato prima, perché Crescito è un giocatore della nazionale, era un giocatore che stava per andare all'europeo e non ci va perché proprio questa mattina, intorno a mezzogiorno, c'è stata la decisione di non aggregarlo per una ragione di opportunità, sulla quale il giocatore ovviamente conviene. È vero che un avviso di garanzia non è una dichiarazione di colpevolezza, ma un avviso di garanzia ti mette nelle condizioni di doverti difendere. Cioè il giudice ti dice: guarda che noi stiamo indagando su di te per questo reato, devi nominarti un avvocato e devi difenderti. Sappi che qualsiasi tipo di provvedimento d'ora in avanti ti può riguardare. E quindi, secondo me, la decisione è giusta, è logica. È un gran brutto colpo per la nazionale, anche se ricordano gli storici che quando c'è stato uno scandalo alle porte o a ridosso della competizione importante che la nazionale avrebbe giocato, noi abbiamo sempre vinto. Nell'82 avevamo ancora i lasciti dello scandalo dell'80 e l'Italia vinse il mondiale. Nel 2006 eravamo in piena calciopoli, addirittura si fece il processo dopo e vinse il mondiale. Ora Crescito doveva partire, non parte, siamo in piena scommessopoli, non lo so, vinceremo l'europeo. Speriamo, certo che se questo è il fio che dobbiamo pagare ogni volta per vincere qualcosa è un po' troppo pesante. Io credo che l'immagine del calcio ne esca ancora una volta avvilita, non è la prima volta, temo non sarà l'ultima, però questo scandalo è stato sottovalutato dai media, sottovalutato dalla stessa federazione, sottovalutato dalle leghe, e si pensava che fosse molto circoscritto e non si è voluto vedere dentro a quella che era la realtà. Era una realtà ben più diffusa, ben più vasta, ben più potente, e gli arresti di questi giorni sono addirittura inferiori alle aspettative, perché ricordo che oltre a Milanetto e Mauri, che sono finiti in carcere, la richiesta di arresto era stata fatta anche per Sculli, e solo il GIP l'ha negata. E sono finiti nel tritacarne appunto giocatori che prima non si pensava finissero, come Pellissier, cui è stata perquisita la casa. Ci sono anche altre
direttori sportivi come Iaconi, cui è stata acquisita la casa e gli è stato notificato un certificato, un avviso di garanzia, tutti per lo stesso reato, un reato grave, un reato che può portare non solo a una squalifica, ma addirittura alla radiazione in campo sportivo. Quindi diciamo che il livello si è alzato. Il calcio secondo te si dovrebbe fermare? Cioè non sarebbe il caso di dire ok, per 6 mesi niente campionato, ne parliamo un momentino, perché voglio dire, se organizzazioni di livello internazionale ramificano i loro tentacoli dentro il calcio italiano in questa maniera qui, andando a parlare con un difensore della nazionale che è stato fotografato, e in questo senso, se la situazione è così endemica e se ci sono anche, come dire, club che hanno massimi dirigenti indagati per queste situazioni, parlo del Lecce in particolare, ma forse il sistema dovrebbe dire aspetta, fermiamo la macchina e rifondiamo, perché il calcio non ha il calcio italiano non ha le sue prerogative, quello di fermarsi, casomai quello di fare dei processi veloci. Purtroppo i processi veloci sono spesso ingiusti, perché il processo rapido non è sempre giusto, perché non dà le garanzie necessarie alla difesa e non dà neanche il tempo degli approfondimenti. Fermarsi, ma sai, il calcio in questo momento è fermo, cioè di fermo perché sono finiti i campionati, ma c'è solo una coda della B e di quella che io continuo a chiamare C1-C2, ma per il resto è fermo anche il campionato, cioè ci sono gli europei, ma altrimenti non ci sarebbe niente. Probabilmente il calcio dovrebbe fare insieme allo stop anche un'altra operazione, rinnovarsi in tutti quei dirigenti, parlo istituzionali e tecnici privati, che non sono all'altezza della situazione, perché di questo scandalo per questo scandalo e anche per quelli precedenti si allarga le braccia e si dice cosa potevamo fare. No, i bravi dirigenti prevengono queste situazioni, le anticipano e le sradicano prima che deflagrino. E invece il calcio italiano non è stato in grado di fare tutto questo. Io credo che molta colpa sia della dirigenza sportiva privata, naturalmente, che è coinvolta, come hai detto tu, direttamente, ma anche della dirigenza pubblica, quella istituzionale, che non sa letteralmente dove mettere le mani. Devo anche dire che in Italia abbiamo un'ottima magistratura, perché se le ramificazioni, se l'Italia è una delle ramificazioni di una centrale che sta all'estero, questo vuol dire che all'estero, allora, se la centrale è lì, nessuno se n'è accorto ancora, nessuna magistratura è riuscita a mettere le mani su questo cancro. E diciamo che in Italia negli ultimi tempi si sta lavorando bene, e sta lavorando bene la magistratura. Di fatto la magistratura sportiva va a ruota di quella ordinaria, ma devo anche riconoscere che la magistratura ordinaria ha dei poteri che la magistratura sportiva non ha, come quella del controllo dei conti, come quella delle intercettazioni telefoniche e ambientali, come quella dei pedinamenti, insomma, cioè tutte cose che la magistratura sportiva non ha. Detto tutto questo, qualcosa va fatto, insomma, cioè non possiamo scrollarci di dosso questa situazione come se fosse una semplice pioggerellina primaverile. È una slavina e noi rischiamo onestamente di venirne travolti, soprattutto a livello di immagine. Credo che sarà sempre più difficile che il calcio italiano porti campioni o comunque buoni giocatori a giocare qui, credo che sia sempre più difficile venderlo all'estero anche come immagine televisiva, perché la gente non sa cosa farsene di un campionato truccato o che forse è truccato.